Immaginate che ci sia un posto dove due grandi famiglie si fanno la guerra da un sacco di tempo e che a un certo punto in questo posto arrivino degli invasori, un invasore. Cosa fanno queste due grandi famiglie? Ma la cosa più probabile è che una parte dell'una e dell'altra, se l'invasore appare vincente, molto forte, passano dalla sua parte. Ma è anche possibile, anzi succede quasi sempre, che diciamo sia dall'una che dall'altra parte alcuni non accettino questo tradimento e decidono di combattere gli invasori. Queste due ali estreme, che cosa possono fare in relazione ai loro rapporti, visto che si sono combattute per tanto tempo? Difficile che possano unirsi, perlomeno non subito, ma magari possono smettere di guerreggiare fra di loro, visto che c'è un nemico più grande, più forte alle porte e che c'è un tradimento nazionale. È quello che sta succedendo in Italia. La destra e la sinistra, davanti all'attacco delle forze globaliste, in gran parte sono diventate collaborazioniste. Le ali estreme, chiamiamole destra nazionale e sinistra nazionale, hanno rifiutato questa collaborazione, questo tradimento. Ma no, ovviamente non possono collaborare insieme, si sono combattute per tanto tempo. Perché vi racconto questa cosa? Ve la racconto perché spesso mi capita di essere invitato, quando non addirittura iscritto d'ufficio, in gruppi della destra antiglobalista. Ora, io appartengo, diciamo, a quella di queste due famiglie che era di sinistra. Lo so benissimo che la mia famiglia ha tradito e si è alleata con i globalisti. Non sparo più sulla destra che resiste al globalismo, ma è un po' troppo presto per chiedermi addirittura di collaborare, di entrare in una frazione della destra nazionale. Ecco, quindi con questo breve video vorrei invitare quanti mi iscrivono, soprattutto questi, quanti mi iscrivono d'ufficio a dei gruppi di destra perché leggono le cose che scrivo, a lasciar perdere. Io non li attacco, sono contento che la destra nazionale, come dire, si dia da fare, combatta contro gli aggressori globalisti, ma io vengo dalla sinistra, appartengo alla sinistra nazionale. Per il momento dobbiamo combattere ognuno sul proprio pezzo di fronte. Poi si vedrà, in futuro si vedrà. Io spero che alla fine riusciremo a respingere l'invasore. E ovviamente, dopo aver respinto l'invasione globalista, ricominceremo a farci la guerra fra di noi, ma all'interno della nostra nazione. Un saluto a tutti.